Smoking e BP Mods sono fieri di annunciare la loro collaborazione per la distribuzione dei prodotti sul territorio italiano. Il primo passo di questa nuova collaborazione è il lancio del nuovo lightsaber, spada laser. Un kit all-in-one progettato per un'esperienza di svapo semplice ma senza compromessi estetici. Confermo. Facile da utilizzare, ideale per lo svapo MTL e DL. Confermo. Ed eccoci quindi ad una collaborazione tra Smoking e BP Mods. È uscita la spada laser dello Jedi. Vediamo se anch'io sarò del lato oscuro della forza. Il vigore di un Jedi scaturisce dalla forza, ma attento al lato oscuro. Ed eccola, non c'è niente da dire se non bellissima, veramente bellissima questa spada laser, questa lightsaber di casa BP Mods. Finalmente una forma un po' particolare, diversa dai soliti kit only one, molto graziosa, molto elegante, molto ben curata e rifinita. E ragazzi, è uno spettacolo, è veramente uno spettacolo. Naturalmente anche oggi avremo la nostra giornata in pod, come farcela mancare, ma vediamo un po' più da vicino nel dettaglio il prodotto. Il prodotto si presenta davvero in maniera impeccabile, ha delle finiture, delle rifiniture che sono di altissimo livello. All'interno della confezione troviamo naturalmente un manuale di istruzione, troviamo la nostra pod con il nostro tank, troviamo anche un pacchetto di accessori al cui interno c'è naturalmente il cavetto di ricarica USB-USB-C per ricaricare la nostra pod mod, due TMD coil, una da 0.55 ohm per il restricted flavor e una da 0.3 ohm per il flavor. Naturalmente troviamo anche un drip tip per l'uso MTL e un sacchettino con dentro guarnizioni e o-ring di ricambio. Vi dico anche che il dispositivo può essere trovato in commercio in due differenti modelli, un modello L e un modello S. Il modello L in questo caso è quello leggermente più grande e ha una capacità di batteria di 2200 mAh e arriva fino a 60 W di potenza, mentre il modello S ha una batteria da 1500 mAh e arriva a 40 W massimi di potenza. La ricarica è a 2A, quindi tutto sommato ci mette abbastanza poco a ricaricarsi il dispositivo. Il tank ha una capacità di 5 ml in versione standard e 2 ml naturalmente in versione TPD. Io ho la versione standard, quindi questo ve lo dico perché così poi quando facciamo la giornata in pod che vi faccio vedere quanto liquido consuma e quanto è durato il tank, fatevi conti che è su 5 ml, non su 2 versione TPD. Il dispositivo naturalmente usa le TMD coil, coil di cui ho parlato approfonditamente in un altro video, il video del Pioneer S. Vi lascio apparire appunto qui quel video, quindi alla fine di questo magari andatevi a vedere quel video lì, più che altro perché in quel video ho parlato abbondantemente di queste coil, di come sono fatte queste coil, della resa di queste coil, dell'eventuale problematica di queste coil, e quindi andatevi a vedere quel video perché sennò dovrei ripetere tutto quanto. Fatto sta che comunque il tank è compatibile anche con le PNP coil di casa VPU e con le GTX coil di casa Vaporezzo, in maniera che potete utilizzare le vostre coil preferite se in caso non vi doveste trovare bene con le TMD coil. Bella idea, bella implementazione, in maniera tale che uno ha le sue coil preferite, il suo aroma preferito e può utilizzare le coil che più preferisce. Questa mi sembra veramente una soluzione eccellente, anche poi per una questione proprio di spreco, di utilizzi, insomma, avere un tank, diciamo tra virgolette, universale, che permette di andare a inserire svariate tipologie e marchi di coil
è sempre una cosa molto apprezzabile all'interno di un dispositivo. Tant'è che io la giornata in pod l'ho fatta con una coil VPU PNP da 0.8 per svapo di guancia e ho utilizzato il dispositivo naturalmente per tutta la giornata per l'uso di guancia. Il dispositivo si presenta benissimo, in alto abbiamo il nostro drip tip che naturalmente è removibile all'interno della confezione, avete sia quello MTL che quello per il tiro polmonare, il tiro da flavor, quindi molto comodo. Per effettuare refill basta semplicemente stappare questo top cap di protezione e vi apparirà il nostro tappino in silicone che vi permetterà di fare comodamente il refill con questa asola gigantesca. Naturalmente una volta effettuato il refill ricordatevi sempre di attendere circa 5 minuti per far sì che la coil si impregni bene di liquido. Solo la prima volta, poi dopo le volte successive non dovete attendere 5 minuti, però la prima volta attendete 5 minuti. La pod è calamitata e ha un gran bel grip questo magnete, permette di tenere la pod bella salda, ferma, senza che si sposti o si stacchi accidentalmente. Sotto troviamo questa ghiera di regolazione dell'aria godronata, molto bella perché permette di fare un ottimo grip, e abbiamo due gigantesche asole che possiamo aprire e parzializzare se vogliamo fare un tiro polmonare, ma abbiamo anche questi quattro piccoli forellini che possiamo andare a utilizzare dove c'è la fessura dell'aria in maniera tale da usare questi e parzializzarli all'occorrenza. Io vi dico che mi sono trovato bene con tutti e quattro i forellini sull'asola dell'aria, quindi con tutti e quattro i forellini aperti, diciamo. È un bel tiro MTL, contrastato anche se arioso, ma è il tipo di tiro che piace a me. Se volete potete chiudere tutto e avrete un tiro chiusissimo, molto molto contrastato, anche se in quel caso magari c'è il rischio che si formi un po' più di condensa. Vi consiglio di tenere almeno 3 o 4 forellini aperti, così l'aria fa il suo corso, la coil si raffredda, l'aroma ne guadagna e anche la condensa diminuisce. Madonna, che super discorso che ho fatto. Svitando il tappo che si trova sotto la pod abbiamo la possibilità di andare a sfilare questa sorta di protezione che sembra legno, anche al tatto ha un bel grip, ne sembra quasi legno perché a tratti è poroso, quindi sembrava veramente legno. A prima vista quando ho aperto la scatola mi sembrava legno, invece in realtà è semplicemente una pellicola adesiva di finto legno. Il corpo interno è metallo, però è fatto e realizzato veramente bene, cioè non si vede che è una roba finta di legno, cioè non è un adesivo di quelli brutti che ti accorgi subito che è un adesivo. No, invece è bellissimo, è un materiale, ripeto, è un adesivo, ma è materiale plastico leggermente ruvido che sembra davvero legno, cioè a primo impatto e a primo tatto sembra davvero un legno vero. Sfilando il nostro finto legno, sotto troviamo naturalmente che la batteria è da 2200 mAh e il nostro numero seriale. Dall'altro lato invece troviamo la scritta Lightsaber Designed by BPMods. Quindi molto carina, penso che il fatto che si possano sfilare è perché BPMods prevede in futuro magari di mettere sul mercato altre tipologie di fantasia da poter andare a intercambiare, non so, faccio un esempio, marmo, carbon look piuttosto che altre cose, e uno acquistando semplicemente questi piccolissimi cilindretti, cover, chiamiamole così, uno si va a cambiare completamente l'aspetto della sua pod mod e mi sembra una gran bella idea. Salendo troviamo naturalmente anche il nostro tasto fire e i tasti più e meno sotto un piccolissimo schermino che dà le informazioni che servono. 5 click e accendiamo la box, 5 click e la spegniamo. Sul display naturalmente troviamo a sinistra la carica residua della batteria, in alto troviamo i nostri watt che stiamo utilizzando e sotto in piccolo c'è scritto il valore della resistenza e il corrispettivo in volt. Con 3 click veloci entriamo nel menu che ci permette di andare semplicemente a selezionare e scegliere la metodologia di utilizzo. Possiamo usare il dispositivo in vari watt, quindi scegliendo noi il wattaggio da utilizzare,
in vari volt, se vogliamo scegliere i volt da utilizzare, e in bypass, cioè utilizzare il dispositivo come se fosse un meccanico. Per andare a bloccare il nostro dispositivo basta tasto più e tasto meno cliccato contemporaneamente e andiamo a bloccare il nostro tasto più e meno, ma non il tasto fire che continuerà ad erogare potenza. E questo è tutto, è molto semplice, molto basico, ma molto molto efficace e funzionale. Quindi pochi fronzoli, le cose che servono. Volete usarlo in vari watt, volete usarlo in vari volt, volete usarlo in bypass. Fine dei giochi. Quindi mi sembra che il ragionamento ci stia e non faccia assolutamente una piega. E attenzione, la cosa più importante che vi devo dire è che uscirà a brevissimo anche, e questa secondo me è una genialata e io sarò il primo ad acquistarlo, appena esce sul mercato sarò il primo ad acquistarlo, esce l'attacco 510. Brava BP Mods che avete pensato a questa cosa, perché è una roba bellissima. Voi vi comprate con pochi euro l'adattatore 510, staccate la pod, avvitate sopra l'adattatore 510 e sopra ci potete montare tutti gli atomizzatori che volete. Io non vedo l'ora. Appena mi arriva ve lo mostrerò, magari su Instagram, in delle stories e magari in un prossimo fine mese, a seconda di quando arriva il primo fine mese utile che ho a disposizione. Nel video ci butto dentro anche l'adattatore 510, così vi faccio vedere come sta la box con sopra un atomizzatore magari rigenerabile o qualsiasi atomizzatore ci volete mettere su. Ma adesso andiamo a vederci invece la giornata in pod, perché ci ho fatto una giornata intera con questo dispositivo e andiamo a vedere quanto ha consumato di liquido, quanto ha consumato di batteria, se sono arrivato a fine giornata con questi 2200 mAh e niente, è tutto il resto. Quindi andiamo a vederci la nostra giornata in pod. Giornata in pod! E siamo pronti a iniziare la nostra giornata in pod, batteria carica e tank naturalmente carico di liquido. Il dispositivo è veramente bellissimo da usare, oltre che esteticamente è anche proprio comodo e facile da utilizzare. L'impugnatura a tubo garantisce veramente un utilizzo molto semplice e un'ottima impugnabilità. Naturalmente non menziono l'aroma, visto che ho utilizzato la coil di un altro produttore. Il tiro però è estremamente appagante, il dispositivo è facilissimo e comodissimo da portarsi in giro. Il vapore è abbondante e cremoso e anche se ho utilizzato tutti e quattro i fori aperti, diciamo che non è un tiro eccessivamente arioso. Però sono rimasto veramente piacevolmente sorpreso dall'utilizzo nella giornata di questo dispositivo. Ho utilizzato naturalmente il dispositivo fino a tarda sera, circa fino alle 23, e devo dire che nonostante sia finito il liquido nel tank, la batteria ha tenuto perfettamente botta, circa un terzo, un quarto ancora di carica residua. Ho sollevato per la prima volta il tank nell'arco della giornata ed effettivamente qualche piccola goccia di condensa l'ho trovata all'interno del dispositivo, ma questo può essere imputabile al tipo di coil utilizzato e non al dispositivo. Quindi anche nella giornata in pod il dispositivo non mi ha deluso, l'ho usato veramente tanto, cioè ci ho martellato, peccato che non ci sia il contapuff, ma ci ho martellato parecchio in quella giornata. Ma nonostante tutto mi ha portato completamente a sera, anzi è avanzato pure un goccino di liquido e un pochino di batteria. Quindi la giornata la coprite senza nessun problema. Naturalmente ragazzi, io ho usato la coil da 0,8 e tiro di guancia. Non venite poi a dirmi, io l'ho utilizzata a 50 watt in tiro polmonare e mi è durata mezza giornata. Ovvio. Dell'aroma ragazzi non vi parlo perché, come già detto, le sue resistenze, vi ricordo di andare a vedere quel video che vi metto qua, che schiacciate la i e vi apparirà quel video, quindi ho già parlato abbondantemente delle resistenze di BP Mods in quel video. Qui ho utilizzato la resistenza di VP, quindi non mi sembra il caso di parlare della resa aromatica perché non c'entra niente col dispositivo in sé. Il drip tip bello comodo da tenere in bocca, il tiro bello fluido, vapore bello denso, mi è piaciuto veramente tantissimo, poi soprattutto piccolo in mano, in tasca, bello, bello oggetto, veramente un gran bello oggetto. Poi vi dà la possibilità di prendere la versione L, che è questa, un po' più grande, ma per quanto grande sia ragazzi, cioè questo è il grande,
la versione S è addirittura un po' più piccina, ha una batteria minore naturalmente, però è ancora un po' più piccino. La larghezza della base dovrebbe essere un 27 mm, quindi diciamo che atomizzatori fino a 25 mm ci stanno su da paura una volta che ci vorrete, se vorrete montarci l'attacco 510. Quindi tutto positivo, tutto super positivo, ma io che sono un cagacazzo devo dire una cosa sola la voglio dire: questo dispositivo sarebbe stato il top dei top mai visti sul pianeta Terra, cioè la pod definitiva, se avesse avuto una piccola cosa che non ha e di cui vi parlo adesso: il tasto sul fondo. Avessero fatto il tasto sotto, chiudevo il canale, chiudevo, perché dopo questa non si poteva recensire nient'altro. Sarebbe stato davvero perfetto il tasto sotto, perché sarebbe stato comodo, perché l'impugnatura è quello di un tubo fondamentalmente, quindi sarebbe stato davvero comodo il tastino sotto da spingere con l'indice, col medio, con l'anulare, con quello che volete, però l'impugnatura è proprio quello di un tubino, quindi il tasto sotto sarebbe stato quella chicca che avrebbe fatto esplodere il mercato e tutti l'avrebbero comprata. Perché ho detto questa cosa? Per un semplice motivo: i tasti più e meno e il tasto fire sono messi proprio uno di fronte all'altro e uno sta guidando, sta lavorando. Tante volte mi è capitato di prendere in mano la box, non guardarla naturalmente perché non è che uno guardare tutte le volte la box dov'è, la portavo in bocca e schiacciavo, perché vabbè i tasti naturalmente sono in rilievo, quindi li sentite sotto le dita, schiacciavo, tiravo e non usciva niente. Perché? Perché stavo schiacciando il tasto del più e del meno fondamentalmente, e quindi non quello del fire, quindi tutte le volte dovevo girarla e andarmi a mettere il tastino. Sto trovando il pelo nell'uovo, ragazzi, però un tastino sotto sarebbe stato, cioè il tasto fire sotto sarebbe stato la morte sua di questo prodotto. Qui sul fianco ogni tanto, non sempre, ogni tanto è un po' fastidioso, ripeto, quando prendete la box velocemente e ci volete fare un tiro avete il 50% di possibilità di prendere il tasto giusto, ovvio, ce ne sono solo due. Una volta su due magari schiacciate il tasto più e meno per attivare e in realtà non state attivando. L'unica piccola annotazione che mi sentivo di fare, però per il resto, ragazzi, il dispositivo favoloso, mi piace veramente veramente tanto. Questo è tutto per la nostra lightsaber di casa BP Mods. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo presto per una nuova video recensione. Buona giornata a tutti e buona vita a tutti.